la strada del Catanzaro dei record, che ha girato la boa del campionato a 51 punti, c'è probabilmente l'ostacolo più insidioso in questo momento della stagione, il Picerno, che da 8 giornate a questa parte ha sempre avuto un altro passo anche a livello di sicurezza e di personalità. Eccolo D'Angelo, palla sotto la suola, poi cross a cercare di Hop, il colpo di testa è centrale, cross. Ragazzi di Longo comunque cercano senza paura, anche contemplando la possibilità di sbagliare. Guerra, il velo di D'Angelo, Cuda, guarda la porta e calcia, entrando parecchio. Caceres per Sunas, lato corso dell'area, il cross, anzi diventa un tiro che va a scheggiare la traversa di Crespi, credo abbia guardato dentro. Gion, Biasci, ribalta quasi no look per Iemmello che pensa al tiro al volo, poi mette dentro, non riesce a trovare la porta Verna, sarebbe stata una meraviglia questa azione del Catanzaro con la combinazione al volo. Iemmello ha Cuda, ruota a 360 gradi, fa partire D'Angelo. D'Angelo va a puntare Brighenti, prova a portarsela sul destro, tiro che non gira, va con una traiettoria tesa e alta nettamente. Sale di Setola per Diop che prova a girarsi su Fazio, non ci riesce, Fazio da terra gli chiude la strada e poi il rimpallo, palla addosso a Diop che non riesce a controllarla. Quindi un bel po' da recuperare. Occhio a questo calcio d'angolo, allora dopo una lunga pausa, pallone che gira, il colpo di testa è andato vicino al vantaggio il Catanzaro con Brighenti. Era partito Guerra, poi però recupera la grande D'Angelo che va a puntare l'area dal lato corto, mette dentro per Gerardi che sbaglia quasi un rigore in movimento, ci è arrivato con il continuare del vantaggio Bombaggi. Van de Putte, ribaltamento di fronte del Catanzaro, il cross morbido per la testa di Cianci che poi la spinge in porta, non è riuscito Crespi a tenere il pallone lì, di forza, di voglia, Pietro Cianci, 1-0 per il Catanzaro. Non è l'unico, ma adesso che è in campo vuole provarci, 3 in barriera, va Bombaggi che prova a far girare il destro, attento nello spingere il pallone in campo. Lancio lungo e finisce così, il Catanzaro passa a Picerno, una partita complicata per la capolista, ma comunque 3 punti preziosissimi grazie al gol di Cianci.